Sei arrivato. Un attimo. Si è sentito 30 secondi fa, è arrivato Ruggeri, è arrivato, l'hanno preso, l'hanno messo in pedana e lui non sa neanche che cosa succede adesso. Il bello della diretta, come non sa? Parliamo del più o del meno, parliamo di te naturalmente. Tu volevi chiedere informazioni sulla tournée subito, ti vedo dallo sguardo. No, perché io volevo sapere che tempo fa. No. Da dove vieni, Enrico? Arrivo da Milano. Ah, e il tempo? Milano. Milano, sì. Un po' di nebbia, un po' di sole ogni tanto. No, copertucchio. Umido? Umidiccio. Informazioni meteorologiche. Ma poi si è messo al meglio. Si è messo al meglio. Senti, tu hai fatto una tournée, stai facendo. È finita dunque, com'è? No. Stai ancora continuando. Ecco, una tournée trionfale. Io ti ho visto a Roma, applausi calorosissimi, un successo strepitoso. Vero? Sì, sì, sta andando bene, ci stiamo divertendo molto. Anche questa idea dell'orchestra. Infatti, diciamolo, tu sei supportato. Sì, oltre che dagli champagne molotov, come da tradizione. Da un'orchestra di 32 elementi, che l'Orchestra Filarmonica di Alessandria. Tu sei emozionatissimo anche quando canti con loro, si vede il piacere, no? È un'altra cosa, di avere un supporto. Ho passato anni con le solite tastiere campionate alle spalle, invece questa volta quando si parla di archi, certo, sono gli archi, eccetera. E allora come funziona questo tuo spettacolo, Enrico? Diverso, è diviso in differenti? Sì, è diviso in due parti. E nella prima parte ci sono degli interventi dei musicisti, mentre invece la seconda parte c'è la sorpresa, che ormai non è più una sorpresa dal momento che abbiamo detto proprio, no? Nella seconda parte c'è l'orchestra e dietro, su una struttura molto particolare, molto strana, ci sono gli champagne molto arrampicati. Sì. Ti sei sposato? Sì. Ha scritto anche un pezzo che tutti conoscono ormai perfettamente. Ma il pezzo è antecedente. Antecedente? È antecedente. E quando l'ho scritto non avevo neanche l'oggetto della dedica. Ah, della dedica. E quindi non l'ho inciso fino a che non l'ho trovato. Hai trovato moglie. No, sì, fino a che. Senti, tu sei un cantautore della, come si dice, New Generation? Nouvelle Vague. Ah, sì, come vuoi. Io sai che adoro i cantautori, eccetera, eccetera. Tu sei anche molto particolare perché hai un modo di cantare tuo, molto elegante, molto particolare. Tu lo spieghi sempre anche nelle serate, vero? Infatti l'unico pezzo non tuo che fai è L'Uomo in Frac, se non sbaglio. Sì. Che in fondo ha un senso, no? Beh, è una canzone molto... avrebbe potuto essere stata fatta ieri. Ti si addice senza molto. Senza dire. E questo lo dicevo per introdurre il video di Enrico Ruggeri, cioè noi vedremo. Sì, Enrico ci ha portato in anteprima, oggi è la giornata delle anteprime e poi vedremo anche altre cose, uno spezzone di questo suo tour che sta ottenendo tanto successo e che va avanti fino a quando, Enrico? Ma avrebbe dovuto finire, e invece sicuramente tutto il mese di aprile. Ma poi continuerà fino all'esaurimento. È un trionfo, sì. Mio. No, figurati. Ecco, noi ne vedremo una parte. Sì, tu, una canzone molto bella, molto particolare. Sì, perché so che tu parla, volevi dire qualcosa a proposito di questa canzone. Non so mai niente di musica, sono ormai diventato ascoltate una barzelletta, non so niente. No, invece è una cosa che sembra retorica. Invece, non so, poi tu sei qui, grazie a Dio vivo, no? E quindi puoi eventualmente ribadire. È una canzone molto particolare perché parla dell'amore, secondo me, nel senso più vero del termine. Sì. È quello che si impara, vero, da un incontro. Ma è l'amore che va al di là del deterioramento fisico, dello stancarsi, eccetera, no? Io non sono molto esperto in materia, però insomma è una canzone sulle speranze di chi incontra una persona, certo, e si augura. Testo molto bello, tra l'altro, ecco, lo volevo dire perché siccome le canzoni che si sentono solitamente sono, posso dirlo? Vai. Va bene, sono orrende. Ecco, fa piacere. Questo non lo sapevo. Fa piacere sentire invece una canzone così bella come questa, un testo veramente elegantissimo, mi piace tanto. Ora potrei anche dire, prima di vederlo, che se qualcuno vi dedica questa canzone o se la dedicate a qualcuno, vuol dire che questo qualcuno vi vuole bene. Non finirà. Hai visto? Grazie Enrico. Enrico Ruggeri, grazie. Stai con noi in puntata, Thank you.
occhi poi cominceranno piano a guardare indietro. Un tempo già lontano, senza parlare e senza più recriminare su ciò che si poteva fare e che non è successo mai, ma qualche cosa rimane negli occhi tuoi. Molto poi si scoprirà segnato da tante storie che nessuno ha raccontato, senza finale. Una commedia musicale di solitudini a Natale, con chi non ti capiva mai, ma c'è una luce speciale negli occhi tuoi. Tu cambierai, invecchierai, ma sarai sempre presente, tu non ti consumerai con il corpo e con la mente, tu mi sorriderai, non finirà, non morirà quella ruga sul tuo viso un po' di più. Un amore non è ucciso, un amore vivrà. Quella ruga sul tuo viso un po' di più legherà. Un amore non è ucciso, un amore vivrà.